Combs battono i Keglevic 6-3. Il commento per noi di Davide Leonardi. Sì, buonasera a tutti. I Combs United non si fermano qui perché dopo la vittoria della scorsa giornata per 2-1 contro il Real Brocca, oggi vincono nuovamente, seconda vittoria consecutiva. Battono i Keglevic 6-3. È stata una partita bellissima e molto combattuta, ricca di emozione. Ma andiamo ad analizzare per bene. Keglevic chiaramente dobbiamo riscattare la sconfitta della scorsa turno 5-4 di misura contro i 7-Up. Combs United che si presentano come al solito al completo, stessi 7 elementi confermati della scorsa giornata. Mentre per i Keglevic torna il portiere Raimondi tra i pali, torna anche Enia in attacco, però deve segnare l'assenza di Savoia. Mentre è buon arrivo dell'incontro, pronti via subito, prima occasione per i padroni di casa con una punizione in due dal limite, battuta di potenza da Romeo, ma Raimondi con un grande riflesso salva in angolo. Poco dopo altra di 8 occasione per il capitano calabrese che a tu per tu con il portiere colpisce il palo. Ci aspetterebbe a questo punto il gol, il vantaggio dei Combs United, ma non è così perché dalla parte opposta i Keglevic la prima occasione sbloccano il risultato e si portano in vantaggio con una punizione di Guarnotta calciata direttamente dalla lunetta di centrocampo. Ma è decisiva la direzione di un difensore che chiaramente ha messo fuori casa il portiere Faraone e vale il gol dell'1-0 per i Keglevic. Gli stessi Keglevic hanno immediatamente la possibilità di raddoppiare con una botta di Enia che è sfortunata e colpisce la traversa. Così sul capovolgimento di fronte capitano calabrese con una deliziosa serpentina fa fuori 2-3 difensori degli avversari e firma il pareggio. Il gol dell'1-1, ma i Combs United non si accontentano qui del pareggio appena raggiunto. Al 15° minuto, nel giro di 2 minuti, trovano prima il gol del 2-1, ancora con capitano calabrese che salta benissimo Trupia e la mette dentro, poi il gol del 3-1 di Leone. Quindi 120 secondi assolutamente da dimenticare per i Keglevic, che comunque trovano immediatamente il gol. Il gol è del 3-2 con una botta da fuori di Enia. Siamo nel finale di tempo e c'è una punizione dalla media distanza per i Combs United. Alla battuta manca lui, capitano calabrese che con un tiro forte centrale batte il portiere, a mio avviso colpevole, Raimondi, che sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa in più, e porta i suoi sul 4-2. È un botto di risposta continuo, così a 3 minuti dal termine, ancora lui, Enia, in contropiede, realizza il gol del 4-3, doppietta per lui e manda tutti a riposo. 4-3, vantaggio di misura per ora dei Combs United. Nella ripresa chiaramente si aspetta la reazione dei Keglevic, ma non è così perché dalla parte opposta subito allungano ulteriormente i Combs United, allungano con Romeo che firma il gol del 5-3 subito dopo. In rapida successione arriva anche il gol del 6-3 di Leone, che i Keglevic a questo punto si fanno rivedere in avanti con il capitano Costanza che colpisce il palo direttamente da centrocampo. Però sono azioni confuse quelle dei Keglevic, che non si rendono proprio cattivi e incisivi sotto porta. Gli stessi biancorossi subiscono il sesto fallo, quindi è tiro libero, la battuta va Mangano, ma un super Faraone tra i pali si distende e salva in angolo. Siamo nel finale di tempo, a questo punto i Keglevic spingono in avanti per accorciare le distanze, c'è un palo di Calabrese dalla parte opposta, un tiro da fuori, e il secondo tiro libero ancora per i Keglevic. La battuta va nuovamente Mangano, che si deve fare peggiore dell'ora precedente, ma non è così perché tira nuovamente forte centrale e ancora il portiere Faraone salva tre pali, salva il risultato e finisce così. Vincono i Combs United per 6-3, una vittoria importantissima. Sono 3,2 punti che comunque confermano quanto di buono fatto nella partita precedente. Combs United che fin dai primi minuti hanno, nonostante lo svantaggio iniziale, hanno dimostrato la netta superiorità sotto il punto di vista fisico e atletico. Infatti il match già a fine primo tempo è stato capovolto, è chiuso sul 4-3, poi nelle riprese sono arrivati quei due gol in rapida successione che hanno messo il capo definitivo. Sicuramente ottima la prova di Calabrese a due di una grandissima tripletta che vale lo 0,2, ottima prova non solo in avanti ma anche in fase di copertura, bene anche Leone, autore di doppietta, Romeo, insomma un po' tutti, il portiere Faraone, Tramontana, tutti hanno dato un grosso contributo a questa seconda vittoria consecutiva dei Combs United. Per i Keglevic, insomma, che dire, una brutta prova dopo la seconda sconfitta consecutiva, dopo il KO 5-4 la scorsa volta. Oggi arriva questa vittoria, questa sconfitta per 6-3, sicuramente hanno subito pesantemente l'assedio degli avversari, però con un calcio piazzato sono riusciti a portarsi in vantaggio. Però da rivedere i carichi di concentrazione che questa squadra mostra,
di concentrazione, poca attenzione e poi poca cattiveria e poca incisività sotto porta. Insomma, Manga oggi ha avuto diverse occasioni, così come Costanza. Di questa prova si salva sicuramente Nia, autore di una grande doppietta che l'altra volta non c'era, e Guarnotta che ha fatto ciò che ha potuto. Però pensiamo a questo punto al prossimo turno, i Coms United sicuramente vorranno ottenere la terza vittoria consecutiva e dovranno vedersela contro i TNT. I Gaglic devono riscattare la seconda sconfitta consecutiva e dovranno vedersela contro gli Oesthaven, che anche oggi hanno perso. Benissimo, quindi forse c'è qualche speranza per ottenere i primi punti? Sicuramente avendo di fronte una persona alla loro portata, reduce anche loro da due sconfitte su due, sicuramente se vogliono fare bene questo campionato dovranno pensare sicuramente ai tre punti. Benissimo, ringraziamo Davide Leonardi, appuntamento alla prossima. Alla prossima.